Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di World Trade Display, l'azienda italiana di commercializzazione display per i distributori automatici, per il digital signage e per tantissime altre applicazioni, capitanata da Riccardo Taccardi, che oggi è qui con noi. Bentornato Riccardo. Grazie Fabio, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Buongiorno, a te è sempre un piacere rivederti e reincontrarti in queste occasioni, sempre abbronzatissimo. Come dice il mio amico cameraman, con atteggiamento life, quindi con grande disponibilità all'apertura della vita. Ma voi siete tanto aperti soprattutto al vending, all'oreca, a tutto ciò che è utile per i servizi da destinare sia ai gestori che al pubblico, sia del vending che dell'oreca che del retail. E allora, che cosa presentate in questa occasione? Allora, grazie dei complimenti, e in effetti abbiamo sempre due sezioni all'interno del nostro wide range di prodotti. Uno è rappresentato dai monitor da incasso nelle varie versioni, tattili, non tattili, a parete o da incasso, appunto, per le soluzioni indoor o le soluzioni outdoor. Sono molto particolari, con dei pannelli industriali per resistere al sole, non fare il black screen e tante altre qualità tecniche. L'altra sezione è dedicata al cosiddetto digital signage, cioè tutti quei display grandi, piccoli, indoor, outdoor, che sono creati e ingegnerizzati per la diffusione della messaggistica dinamica, cioè tutte le informazioni che le aziende vogliono mostrare, presentare per coinvolgere all'acquisto l'utenza. Queste informazioni che vengono veicolate attraverso degli opportuni software proprio su dei monitor professionali, in tanti immaginano che appunto questi monitor costino delle cifre impossibili da raggiungere, e invece? E invece diciamo che World Trade Display, che è un'azienda che esiste da 33 anni, ha da circa ormai 20 anni delle joint ventures fattive con delle factories nel Far East, e quindi noi produciamo, disegniamo, certifichiamo direttamente i nostri prodotti senza intermediari, arrivano in Italia dalle nostre fabbriche e li rivendiamo un po' in tutto il mondo, principalmente in Europa. La nostra azienda fa i 2/3 all'estero, 1/3 in Italia. All'interno di questa strategia, ovviamente, la riduzione dei costi, l'alta qualità dei prodotti e cercare di innovare completamente con nuove tecnologie questi monitor è la sfida che tutti i giorni ci diamo. Ebbene, facciamo a questo punto una piccola carrellata su quelli che sono i principali prodotti che state proponendo in questa occasione. Allora, anche quest'anno al Vending 2024 abbiamo tutta una serie di display dedicati alle insegne delle vetrine, dello shopping, del monitor. Sono tutti monitor ad alta luminosità, normalmente di grandi formati, 65-75 pollici, e con un brightness, come dicevo, molto potente per poter illuminare bene e il cliente che è all'esterno poter vedere anche sotto la luce diretta del sole. Questa è una fascia di prodotti. L'altra è il kiosk, quindi tutti quei terminali dove posso interagire nell'acquisto di biglietti, merce di qualsiasi tipo, interagendo direttamente con un self-service dove posso pagare col telefonino, con le varie tecnologie, avere il ticketing, avere la ricevuta e poter scegliere in questi display anche tramite webcam, quindi con tutta una serie di servizi poi anche di riconoscimento da remoto, i prodotti che più mi interessano. Senz'altro stiamo già vedendo in questi primi due giorni che il prodotto che sta riscuotendo un po' maggior successo, un po' innovativo, sono i cosiddetti stretched bar. Questi qua di fianco sono monitor non touch, sono nati per il business center, quindi centri commerciali e via dicendo, ma oggi stanno cominciando a trovare un largo impiego soprattutto all'interno dei frigor o dei distributori di vending, per non far più vedere i prezzi manualmente o con quei display piccoli grafici, ma per poter inserire da remoto anche ogni giorno quando si vuole messaggistica dinamica e prezzi comparto per comparto. Quindi questo è un prodotto che sta veramente innovando e secondo me avrà molta strada nei prossimi 3-5 anni. Quindi possiamo dire Dynamic Digital Signage di nuova generazione,
utilizzando degli spazi certamente più contenuti, ma di maggior richiamo, in considerazione del fatto che sono proprio appoggiati sui ripiani degli articoli da andare a inserire, vuoi nei cassetti dei distributori automatici, vuoi anche nei scaffali del settore retail. Assolutamente sì, sono nati anni fa, il prodotto esiste da 7-8 anni, anche di più. È nato per il centro commerciale, quindi le scaffalature della grande distribuzione nella GDO, ma noi stiamo proponendo questa soluzione oltre che per la GDO proprio per questo settore del vending, perché oramai è molto sentita nel mondo e in Europa la necessità di fare vedere la messaggistica anche all'interno di questi distributori di bevande, di messaggistica dinamica, variazioni di prezzi, slang, messaggi che possono coinvolgere emotivamente il cliente a comprare, perché ricordiamoci, il fine è quello di poter coinvolgere il cliente anche nei monitor da vetrina e portarlo dentro nel caso del negozio, coinvolgerlo a comprare davanti a un distributore. Senz'altro sono prodotti molto particolari, hanno dei formati particolarissimi, si possono fare anche custom, quindi qualsiasi dimensione ad hoc uno decide o ha bisogno, è possibile realizzarla, ripeto, con le nostre fabbriche dirette possiamo farlo in qualsiasi momento. È sempre un grandissimo piacere andare ad ascoltare quanto tu racconti e devo dire con estrema passione tutto ciò che presenti nel corso delle manifestazioni fieristiche, e sono anche altrettanto certo che chi è dall'altra parte dice oibò, ma quasi quasi gli scrivo e chiedo qualche informazione in più senza alcun impegno. Qual è l'indirizzo di posta elettronica per andare a scrivere in questo caso a te e richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Assolutamente, sempre da 33 anni senza alcun impegno, tutti i giorni facciamo preventivi a decine e decine. L'indirizzo è marketing@worldtradedisplay.com, che è il sito web poi del nostro sito, l'indirizzo del nostro sito. Nel sito potete trovare già tutti i prodotti e le categorie separate per sezioni, con all'interno già il datasheet scaricabile free di qualsiasi prodotto, anche degli stretched bar che stavamo appunto parlando. Grazie Riccardo Taccardi, responsabile commerciale, ma io direi anche Deus Ex Machina, dell'azienda World Trade Display SRL, un'azienda italiana che ancora una volta è stata ospite ai nostri microfoni. Ciao Riccardo. Grazie, grazie a te Fabio e ai tuoi telespettatori.